Renato Schembri, scrittore, all'esordio con una nuova pubblicazione, una pubblicazione che interessa il nostro territorio, il territorio agrigentino, in particolare la nostra città e per quello che è successo. Il titolo è Reiko, ma ci spiegherà lui stesso di cosa si tratta, anche perché Renato Schembri è impegnato anche nella presentazione di questo libro in varie città della nostra provincia, già fatte e ora a settembre un nuovo programma. Sì, Reiko. Reiko, la vera storia di Suona Reotta, grazie Arturo per la tua disponibilità e l'ospitalità. Reiko, la vera storia di Suona Reotta, ha al suo interno due dimensioni, una privata o intima e l'altra invece sociale e politica, che si riferisce ad un evento accaduto qualche anno fa e che è una sorta di prototipo del funzionamento dei gruppi sociali, per esempio dei gruppi di lavoro, dei sistemi premianti al contrario nei gruppi di lavoro, eccetera. Ma questo non tanto per gridare allo scandalo, perché ci si stupisce di questo, ma l'intenzione almeno di chi scrive in questo caso è mostrare gli stati mentali che si accompagnano ai funzionamenti problematici dei gruppi sociali. Pensiamo a quello che succede per esempio nel mondo della sanità, quindi dove lì non fugge nessuno da questo, e ci stiamo divertendo a portare in giro le presentazioni, una presentazione un po' effervescente grazie a chi sta collaborando per le presentazioni, Beniamino Biondi, il professore Gero Di Francesco, Lialo Bue e l'attrice Ida Agnello, che rende queste presentazioni davvero accattivanti. E siamo stati in alcune presentazioni nella provincia di Agrigento, altre nella provincia di Caltanissetta, e adesso alla fine delle vacanze l'editore Maurizio Vetri, editore, passatemi il termine, spingerà per un editore, una persona seria, spingerà per presentarlo e distribuirlo in modo adeguato. A cosa trae l'ispirazione questo libro, Renato? L'ispirazione non è soltanto... Come è venuta l'idea anche di scrivere su questo particolare... L'intenzione da parte mia è di comunicare al lettore, non è detto che ci riesca, di comunicare al lettore alcuni stati mentali. Stati mentali in cui, per dirla in modo simbolico, non c'è il papà, non c'è chi ci protegge, non c'è un sostegno da parte delle istituzioni. Attenzione. E anche qui, lo ripeto, non per indicare degli scandali o fare un giornalismo, che ne so, di accusa, eccetera, ma no, per rappresentare l'effetto terribile che ha nelle persone il funzionamento problematico dei gruppi sociali. Mi riferisco in particolare ai gruppi di lavoro. Insomma, in linea con la tua professione di psicoterapeuta. Nella professione di psicoterapeuta, io, come tanti colleghi, si coglie al di là delle maschere, al di là delle convenzioni, i segni profondi che lascia nella persona, nelle famiglie, il gruppo sociale che non funziona, il gruppo sociale che non ha coordinate, che non ha organizzazione. Come valuti questo momento in cui purtroppo la società si sta caratterizzando anche per tutte queste violenze sulle donne? Ieri un'ultima purtroppo a riposo. Beh, allora, ci sono dei motivi di ordine culturale che ancora purtroppo, nonostante le trasformazioni sociali, le trasformazioni culturali, le trasformazioni psicologiche, rendono nella mente delle persone più deboli, nella cultura di gruppo, ma nelle persone più deboli, alcuni atti legittimi. Fino a qualche decina d'anni fa l'omicidio perché la moglie tradiva non era perseguibile. Stiamo parlando di decine di anni fa. Ora, prima che avvengano delle trasformazioni, dei cambiamenti, non solo nelle leggi, ma anche nella mente delle persone e soprattutto di quelle più deboli, più vulnerabili, ce ne vuole. E quindi noi assistiamo a questo segno. Certo, sono cose impressionanti, anche quello che è successo a Palermo è impressionante.